Presidente, mi chiedeva di evidenziare che da lunedì parte la campagna antinfluenzale, quindi la campagna della vaccinazione antinfluenzale stagionale. Quindi lunedì 12 è il primo giorno. È un anno particolare dove, tra l'altro, la vaccinazione riveste un ruolo ancora più importante, al pari di tutte le altre misure di prevenzione legate a tutte le malattie a trasmissione per via respiratoria, per droplet, e per cui fondamentale è da un lato la prevenzione comportamentale, quindi la corretta igiene respiratoria, evitare il contatto con persone che presentano sintomi, che spesso si sono simili tra il Covid e l'influenza, l'utilizzo delle mascherine a protezione delle vie respiratorie in tutti i contesti in cui sono raccomandati, in particolare anche se si è a contatto con persone che appunto presentano sintomi anche blandi e che in qualche modo potrebbero essere un inizio di un'influenza o appunto di potenzialmente anche di un'infezione da Covid. La vaccinazione antinfluenzale e la prevenzione dell'influenza diventa ancora più importante perché favorisce la diagnosi differenziale, quindi semplifica la possibilità di capire a che cosa si possono attribuire i sintomi.